Buonasera. Do il benvenuto a tutti voi in questa grande aula, un'aula che rappresenta anche uno dei cuori di eccellenza della nostra città e la quale abbiamo desiderato stasera presentare un grande progetto. Molti di voi conoscono da tempo il dottor Franco Berrino. Io lo conosco da tanti anni, non diciamo più quanti, perché ormai il conto ci muoce. Franco Berrino è stato l'epidemiologo di riferimento dell'Istituto Tumori di Milano. Ha condotto grandi studi europei, forse i più importanti studi europei, su moltissime donne operate al seno. E a partire da questi grandi studi e dalla sua attività di epidemiologo clinico, ha sviluppato delle idee che si sono poi rivelate molto fruttuose sul piano terapeutico, legate in particolare all'alimentazione, al fatto cioè che scegliendo certi alimenti, decidendo una strategia per il corpo che poteva avere un effetto sulla proliferazione cellulare, potesse essere di beneficio per il cancro al seno. Da questo però credo che abbia sviluppato una nuova apertura, un'apertura che riguarda l'alimentazione di tutti noi, considerando che quando noi ci nutriamo, i componenti che prendiamo dal cibo vanno a comporre la materia organica di cui siamo fatti e quindi è chiaro che il cibo è per noi un elemento molto importante per la nostra vita e per la nostra salute. E poi altri sono stati gli elementi che sono andati a ricomporre un quadro più complessivo per quanto riguarda il progetto della salute in generale. Di tutti noi. Un elemento molto importante è il movimento. Noi ci muoviamo sempre meno, siamo diventati molto sedentari. Il movimento coopera per mantenerci in buona salute. E il terzo punto, il terzo elemento, è quello che con una parola che forse ancora percepiamo con un certo livello di resistenza, è stata la spiritualità. Cioè occuparci non soltanto del corpo, ma anche dello spirito. L'aver chiamato questo progetto la Grande Via, con questo simbolo che vedete alle mie spalle, è desunto dalla grande tradizione orientale, che immagino conosciate nella definizione del Tao o del Dao. Questa è una via che ha moltissimi secoli di tradizione, per cui è più che una scoperta, è una riscoperta. E ci sono queste popolazioni orientali, ciascuna declinandola a suo modo, questo vasto Oriente, per noi maestro per tante parti, Cina, India, hanno tutti avuto in grande onore il corpo, in grande attenzione l'alimentazione, e hanno studiato, elaborato i modi nei quali noi ci possiamo tenere in buona salute, partendo dal presupposto che il corpo è un congegno quasi perfetto, ma è un congegno quasi perfetto se ha un buon accordo fra sé e sé, fra sé e gli altri e fra sé e la natura. Quindi scegliendo questo nome, Franco Berrino credo che ci voglia riproporre una esperienza che lui stesso ha fatto, che alcuni di noi occidentali fanno, un po' a tentoni, ma che hanno comunque, come noi diciamo nel verbo orientarsi, un po' l'Oriente come spirito ispiratore. Quindi noi stasera qui abbiamo l'onore di lanciare questo progetto nazionale, l'associazione La Grande Via che Franco Berrino ha costituito a Torino, e desidero
ringraziare Enrica Bortolazzi, che è l'artefice di questo grande evento di oggi e non solo, diciamo di questa partenza, che noi speriamo sia una partenza che serva poi a disseminare questi semi un po' dovunque e che produca gli effetti che Franco Berrino ha visto su tante donne che hanno passato un periodo un po' angoscioso di malattia. Noi desidereremo, credo, che si potesse immaginare la vita come un percorso di crescita fisica, mentale, spirituale, poetico, e che questo star bene, ciascuno di noi, fa star bene anche quelli che sono accanto a noi. Allora a questo punto do la parola a Franco Berrino. Buonasera, scusate. Credo che... perché in realtà io questa sera sono venuto qui per estremamente corrotto, e è un governo che
tutti gli aiuti che giungono vengono gestiti da questi funzionari in un modo non corretto. Quello che lui fa è di andare a comprare il cibo in India, di portarlo in Nepal attraverso le piccole frontiere, corrompere qualche funzionario di frontiera per riuscire a portare il cibo nella sua scuola dove arriva a dare da mangiare 10.000 persone al giorno. Ho lasciato sotto, se qualcuno fosse interessato, un volantino con le indicazioni per chi volesse donare un aiuto. Io ho deciso che, siccome il mio libro sta andando in grande, e ho deciso che ci guadagno un po' più di un euro per copia, e allora ho deciso di dare, di versare a Fausto De Stefani i primi 1.000 euro guadagnati dalla vendita del mio libro. C'è una coincidenza che il mio libro è venuto pronto proprio quando abbiamo fondato questa associazione, La Grande Via, che è la Via del Cibo. La Via del Cibo, che significa fondamentalmente la via di un cibo sano e naturale, del cibo che l'uomo ha sempre mangiato nella storia dell'umanità, almeno quando esiste l'agricoltura, che poi è la cucina mediterranea tradizionale, che è molto simile alla cucina macrobiotica. Il codice europeo contro il cancro, che è stato pubblicato nell'ottobre scorso, questo ECAC, ECAC vuol dire European Code Against Cancer, fondamentalmente dice di mangiare quotidianamente cereali integrali, legumi, verdure e frutta. E questo coincide con la dieta mediterranea tradizionale. La via del movimento, ma un movimento non soltanto inteso nel senso di attività fisica, ma è la via del cambiamento. Noi siamo schiavi delle nostre abitudini, facciamo tutti i giorni le stesse cose, mangiamo tutti i giorni la stessa colazione, prendiamo tutti i giorni il cappuccino con la brioche al bar sotto casa, no? E queste sono, dobbiamo cambiare. La biodiversità è importantissima. Pensate nei grandi studi che stiamo facendo, lo studio EPIC, che si conduce anche a Torino, questo grande studio in cui abbiamo reclutato 500.000 persone in Europa, 50.000 in Italia, sono 500 in Italia, e abbiamo riscontrato tantissime cose, ma in particolare abbiamo confermato l'informazione che chi mangia verdure e frutta riduce il suo rischio di ammalarsi di cancro del polmone a parità di sigarette fumate. Il rischio rimane sempre alto se si fuma, però lo si dimezza, si riesce a dimezzare il rischio. Ebbene, ma abbiamo confermato un'altra cosa interessantissima, che a parità di verdure consumate, la varietà delle verdure consumate conferisce un'ulteriore protezione. Gli italiani mangiano tante verdure, sapete, tutti i giorni patate e pomodori. No, bisogna mangiare tutte le verdure che offre questo giornale. Quindi il cambiamento in tutti i sensi. E poi la via spirituale, la via della meditazione, la via della consapevolezza. Ebbene, negli ultimi 10 anni, anzi quindi, 10 anni, fondamentalmente sono 10 anni, c'è stata una grande rivoluzione, sapete, in biologia, è stata la rivoluzione dell'epigenetica, che quando si è stato mappato il genoma umano ci si è accorti che le cose non quadravano. Si pensava che noi avessimo un gene per ognuna delle proteine, ma abbiamo 100.000 proteine, abbiamo solo 20.000 geni. E ci si è accorti che la cosa importante è l'attivazione, lo spegnimento. Abbiamo soltanto 20.000 geni, ma abbiamo milioni di interruttori per accendere e spegnere questi geni. Ebbene, quello che mangiamo accende e spegne i nostri geni. Il movimento fisico accende e spegne i nostri geni. La vita spirituale, la meditazione è in grado di accendere e spegnere i nostri geni. Il concetto del mio libro è un cammino,
tradizione cotta, camminante, se no hai cammino, se hai cammino l'andare, questa bellissima poesia di Machado, dice il viandante non c'è la strada si costruisce intanto, il volere la vista tras sedere a senda che nunca si ha da voler pensare. E guardandoci indietro vediamo il sentiero che non avremo più occasione di fare. Alla fine del cammino, cito René Levy, è stato un grande maestro per me, è un grande maestro della macrobiotica, alla fine del cammino individuale di coscienza e di giustizia, la vita diventa meditazione, comprensione dell'universo. Questo è il grande René Levy, nel libro ho fatto un capitolo, un omaggio a René Levy, che magari è un po' incomprensibile forse per chi non lo ha conosciuto, ma perché. Però ho scritto per tante persone che l'hanno conosciuto, ho messo tutti gli appunti che avevo preso alle sue conferenze. E queste sono le raccomandazioni del codice europeo contro il cancro. E sono molto interessanti perché sono contro il cancro, ma sono contro tutte le malattie croniche. Abbiamo classificato le persone che partecipano al nostro grande studio con un punteggio per ognuna delle raccomandazioni che rispetta. Ebbene, chi rispetta, più raccomandazioni rispetta, meno muore di cancro, meno muore di infarto, meno muore di malattie del polmone, meno muore di malattie dell'intestino, meno muore di malattie croniche. Mantenersi snelli, fare attività fisica quotidianamente, o almeno un giorno sì e un giorno no. È molto importante non lasciar passare più di un giorno senza attività fisica. Si può dire che conoscono anche i meccanismi, è per questo. Sapete, quando si fa attività fisica, c'è il recettore per il glucosio che sta dentro la cellula, che si porta sulla membrana cellulare. E per cui le nostre cellule muscolari possono utilizzare il glucosio, questo ci aiuta a far funzionare bene tutto l'organismo e tenere bassa la glicemia. Ma se stai due giorni senza muoverti, questi recettori di glucosio ritornano dentro la cellula. Per cui bisogna fare attività fisica almeno un giorno sì, un giorno no. Una raccomandazione centrale è consumare abbondantemente cereali integrali, legumi, verdure e frutta. Limitare i cibi ad alta densità calorica, che sono quelli di zuccheri e grassi, sono tutti cibi che vengono pubblicizzati in televisione. Quindi l'unica ragione di guardare la televisione è di guardare la pubblicità in modo da sapere cosa non mangiare. Evitate le bevande zuccherate. Le bevande zuccherate sono associate all'obesità, soprattutto all'obesità e alle cause del cancro, ma ci sono sempre più indicazioni che mostrano che le bevande zuccherate influenzano direttamente anche sulla prognosi di malati di tumore. Un bellissimo studio pubblicato recentemente dall'Università di Harvard mostra che i malati che hanno il cancro del colon, se bevono due lattini di bevande zuccherate al giorno, hanno un rischio doppio di avere metastasi del fegato. Limitate le carni rosse ed evitate le carni conservate. Evitate le carni conservate è un messaggio molto forte in Italia dove mangiamo i salumi. Evitate le carni conservate, ma vuol dire evitare i salumi e limitare le bevande alcoliche. E più, forse non potete leggere, ma ho portato un po' la definizione originale della dieta mediterranea. Hansel Kiss è questo nutrizionista americano che è arrivato in Italia durante la guerra, nell'immediato dopoguerra, insieme all'esercito americano. Hansel Kiss è quello che aveva inventato la razione K, del soldato, ed è rimasto molto colpito dal diverso quadro di patologie che c'era in Italia, negli ospedali di Napoli, e diceva, quello che la carne, il pesce, il latte, il formaggio e le uova erano definitivamente cibi di lusso per tutte le persone, e la dieta era basata sul pane, che allora il pane fatto con la farina macinata pietra, quindi non era fatto con la farina 000 come si fa adesso, sul pane, la pasta e i vegetali locali.
zucchero e le patate erano mangiate soltanto in piccolissime quantità, il burro non era mai usato, la frutta e dei molto piccole quantità di formaggio erano mangiate regolarmente. Questa qui è la dieta mediterranea. Ed è esattamente, sapete, in questo enorme lavoro di revisione di tutti gli studi, migliaia e migliaia di studi scientifici che sono stati rivisti per arrivare a questo codice europeo contro il cancro, alla fine abbiamo scoperto che andava bene mangiare come si è mangiato fino a prima della rivoluzione industriale, nel campo alimentare. La prima sezione del mio libro si chiama L'ordine dell'universo. E la citazione che ho messo è che il corpo umano è un tempio e come tale va curato, rispettato, sempre. La prima parte del libro è una parte filosofica e allora volevo commentare questo fatto che in Oriente si vedono spesso, non tanto sulle montagne, questo è un po' un'eccezione, nelle montagne si usa questo sistema di trasporto, una fascia che appoggia sulla fronte che ti permette di portare il peso sulle spalle. Questa è la strada per andare a ABC, ABC è l'Annapurna Base Camp, il campo base di Annapurna. Però si vedono questi personaggi che viaggiano con una canna di bambù sulle spalle e con due ceste appesi. E questo personaggio è stata la base della creazione di questo pittogramma. Vedete, questa è la canna di bambù, questi sono due ceste appesi e sono il cesto dell'energia Yin e dell'energia Yang, l'energia femminile Yin, l'energia maschile Yang, l'energia della terra Yin, l'energia del sole Yang, l'energia rinfrescante, l'energia riscaldante. Ci deve essere un perfetto equilibrio fra queste due energie, c'è una risonanza, queste barre significano una risonanza che ci deve essere tra queste due energie, ci deve essere questo perfetto equilibrio per poter intraprendere la via, la strada. Questo è il simbolo del Tao. Era l'unica figura che avevo messo nel mio libro prima che Enrica mi regalasse le sue bellissime fotografie. E anche i cibi si possono vedere in termini di energia. Ci sono dei cibi rinfrescanti, dei cibi riscaldanti, dei cibi contraenti, dei cibi dilatanti. In generale tutto il cibo vegetale è Yin, è rinfrescante, il cibo animale è Yang, è riscaldante, è contraente. I cereali sono Yin perché sono vegetali, ma sono Yang perché sono piccoli e concentrati. I semi sono i cibi più equilibrati di tutta la vita, proprio perché c'è intrinsecamente un equilibrio di Yin e di Yang. E se noi ordiniamo le raccomandazioni del codice europeo contro il cancro, che sono state prese da questa revisione della letteratura fatta dal World Cancer Research Fund, dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, e se cambiamo un pochettino l'ordine, ci fa vedere come le raccomandazioni sono di evitare i cibi estremamente yin. Il simbolo del yin è un triangolo con la punta in basso, cioè una cosa che non sta tanto in piedi. Il simbolo dello yang invece è un triangolo con la base in basso. E ti dice di evitare i cibi estremamente yin, le bevande zuccherate, di evitare i cibi estremamente yang, le carni conservate, il sangue è yang, il sale è tutto yang, e sale più carne significa una cosa molto molto yang. Di evitare le carni comunque che sono yang, di evitare i cibi ad alta densità calorica che sono yin, di evitare le bevande alcoliche che sono yin, e basare l'alimentazione quotidiana prevalentemente su un'ampia varietà di cereali non industrialmente raffinati, vuol dire non il riso bianco, non il pane bianco, legumi, verdure e frutta. Abbiamo risposto. C'è stata una notizia di oggi, 30 aprile, il giorno del mio compleanno, il giorno prima dell'inaugurazione dell'Expo, il presidente della Regione Lombardia ha annunciato che per favorire l'arrivo degli studenti all'Expo, no, la Regione Lombardia si è accordata con il ristorante di McDonald's perché faccia pagare sul tempo metà prezzo agli studenti.
Ecco, per esempio, se noi classifichiamo le persone, le 500.000 persone del nostro studio, e già 4.000 di loro si sono ammalati di cancro dell'intestino, e classifichiamo i loro questionari alimentari in termini di numero di raccomandazioni del codice europeo contro il cancro che rispettano, guardate come si riduce il rischio di ammalarsi di cancro del colon. E se noi classifichiamo le persone con ma lo scritto in particolare per i medici, lo scritto in particolare per i medici perché vorrei che i medici lo leggessero. C'è un capitolo sulla dieta adiuvante, c'è la dieta che io raccomando, c'è un capitolo sulla dieta durante la chemioterapia, c'è un capitolo sulla dieta antinfiammatoria. Allora in questo capitolo ti ho un sacco di note fondo pagina con tutti gli riferimenti bibliografici su cui baso le mie affermazioni, perché ho voluto dare una documentazione di questo tipo con la possibilità di andare a verificare sulla letteratura scientifica la solidità o meno delle raccomandazioni di loro. Ma c'è un segno, no, che caratterizza questi capitoli ed è tutta la nostra conoscenza, non è che la conoscenza dello scolaretto, diceva Einstein, la vera natura delle cose non la sapremo mai. Ogni volta che scopriamo una cosa nuova, che raggiungiamo un grande successo scientifico come la mappatura del genoma umano, ci accorgiamo che le cose sono enormemente più complicate di quello che ci avevamo intuiti che fossero. Però Bernardi diceva, perché sappiamo il grande ostacolo all'acquisizione di quel che non sappiamo ancora, viaggiamo tutti con i paraocchi di quello che abbiamo imparato a scuola e tutto quello che sta dall'altra parte dello specchio. Sapete, Conrad Lorenz diceva, no? Che siamo sempre più specialisti, siamo sempre più specialisti su campi sempre più specialistici e alla fine finiremo per sapere tutto su niente. Dobbiamo cercare di ampliare il nostro campo visivo. E Jim Watson è stato con Francis Crick, lo scopritore della struttura del DNA, sono due paginette su Netflix, pubblicato nel 1953, ed è stato recentemente intervistato, 60 anni dopo la scoperta della struttura del DNA, e lui dichiara: il più grande ostacolo per procedere efficacemente contro il cancro può venire dalla natura inerentemente conservatrice delle istituzioni di ricerca sul cancro. Questo è il Watson, dice. E allora ho intitolato un capitolo elementare Watson. E Jim Watson è stato uno dei grandi promotori della mappatura del DNA, promotori di questa ricerca che avrebbe permesso di trovare i meccanismi che regolano la proliferazione cellulare, quindi avrebbe permesso anche di trovare dei farmaci, degli anticorpi che agiscono sulle proteine che sono codificate da questi oncogeni, no, per curare il cancro. Effettivamente sono stati trovati questi anticorpi, ci sono stati anche dei successi abbastanza importanti su delle malattie non frequenti, però su grandi killer i successi sono stati modestissimi effettivamente. E lui conclude, vedete, il DNA ci ha rivelato i meccanismi causali del cancro, ma potrebbe non darci mai. Invece noi dobbiamo focalizzarci molto di più su quell'ampio spettro di vulnerabilità metaboliche e ossidative della cellula tumorale. Che cosa vuol dire vulnerabilità metaboliche e ossidative? Qui Francis Crick era poco più che ventenne quando ha scoperto questa scoperta nel 53 insieme a Francis Crick. E 30 anni prima aveva preso il premio Nobel questo personaggio che si chiama Otto Warburg. Otto Warburg era un ricercatore tedesco che aveva scoperto negli anni 20 del secolo scorso che le cellule tumorali consumano quasi 20 volte più glucosio delle cellule normali e non consumano ossigeno, ne consumano pochissimo ossigeno. Ed era una scoperta molto importante, gli ha valso il Nobel nel 1931, ma dopo il 1953, due personaggi hanno pubblicato il loro articolo così importante,
rivoluzionario, tutti i laboratori del mondo si sono dedicati a studiare il DNA e le teorie di Darwin sono state praticamente dimenticate. Cosa succede nella cellula tumorale? Questa qui è la membrana cellulare, è arriva il glucosio e la prima fase che non richiede ossigeno di metabolismo di glucosio, è una molecola a 6 atomi di carbonio che viene divisa in 2 molecole a 3 atomi di carbonio, l'acido pluricolico. E normalmente poi questo acido pluricolico entra in una centrale energetica clamorosa, rompendo la molecola in 2 secondi come 2 unità di energia, entrando in questa centrale energetica della molecola di glucosio escono 36 unità di energia, quindi in totale 38 unità di energia. La cellula tumorale non la utilizza. Non la utilizza non perché non la può utilizzare, perché non la vuole utilizzare, perché ha bisogno di questi pezzi di molecole dell'acido lattico che viene fuori per costruire nuove proteine, nuovi grassi. E quindi non dovremmo dare glucosio alle cellule tumorali. Nel 2002 abbiamo pubblicato per la prima volta, questa qui è una rianalisi pubblicata nel 2011, l'osservazione dei nostri grandi studi prospettici. Queste sono 11.000 donne della provincia di Varese che abbiamo reclutato nella seconda metà degli anni 80, che seguiamo ancora adesso, e molte centinaia di loro si sono ammalate di cancro della mammella. Ci hanno dato un sacco di informazioni, abbiamo studiato gli ormoni di queste donne, i fattori di crescita, l'insulina e così via, ma poi abbiamo misurato nel sangue che ci avevano donato, abbiamo misurato il glucosio e abbiamo visto, vedete, che chi ha la glicemia più alta, ma all'interno il 25% delle donne normali, non diabetiche, che hanno la glicemia più alta nel sangue, hanno rischio di ammalarsi di cancro della mammella che è doppio rispetto al 25% delle donne che hanno la glicemia normale ma più bassa. Per noi è una scoperta eccezionale, ma quando abbiamo pubblicato questo articolo non ne fregato niente a nessuno. Erano gli anni del grande trionfo del DNA, ma chi se ne frega di quelle cose? Due anni fa abbiamo fatto due studi in cui abbiamo misurato la glicemia delle donne, non l'abbiamo misurata, abbiamo utilizzato la glicemia che viene sempre misurata quando una persona viene ricoverata in ospedale, queste sono le donne ricoverate nel nostro ospedale per cancro della mammella, e guardate, chi ha la glicemia superiore a 94 ha un rischio addirittura di 5 volte superiore rispetto a chi ha la glicemia più bassa. Chi ha un rischio di avere metastasi, di sviluppare delle recidive. Un altro studio su un'altra casistica ci ha mostrato un rischio di 2 volte superiore, 25 volte superiore, però è interessante. Quello che favorisce lo sviluppo del tumore favorisce anche la crescita delle metastasi. E questa è l'ultima pubblicazione del mio gruppo di lavoro, del mio ex gruppo di lavoro, che mostra come aumenta il rischio di cancro del colon all'aumentare del consumo dei cereali, dei carboidrati ad alto indice glicemico, la farina 00, la farina 0, il pane bianco, le patate, il riso bianco, e come si riduce il cancro dell'intestino all'aumentare invece del consumo di carboidrati a basso indice glicemico, i cereali integrali, i legumi, i carboidrati delle verdure in generale, eccetera, le patate. Questo è lo studio che vi menzionavo prima, è come aumenta il rischio di metastasi in funzione del carico glicemico, cioè di quanto fa alzare la glicemia quello che mangiamo. E oggi noi mangiamo dei cibi ad altissimo indice glicemico. Invece questo capitolo sulla dieta adiuvante delle terapie oncologiche, in cui io raccomando un'alimentazione che tende a basso la glicemia e quindi un'alimentazione povera di zuccheri, di farine raffinate e anche di grassi saturi, perché i grassi saturi fanno funzionare male l'insulina e quindi i grassi saturi, se l'insulina non riesce per le sue mestiere di far entrare lo zucchero nelle cellule, ci non serve. Ma raccomando anche di tenere bassa l'infiammazione, perché l'infiammazione è una difesa dell'organismo. Ma sapete, quando ci feriamo arrivano le cellule dell'infiammazione, si mangiano i microbi e comandano le cellule vicine di moltiplicarsi per la varietà, e lo trovavamo prima. Ma quando è il tumore che causa l'infiammazione, allora arrivano le cellule dell'infiammazione, cercano di mangiarsi il tumore, ma spesso non ci riescono, e se non ci riescono però mettono lo stesso credendo di far bene. Scusate l'interpretazione un po' teleologica delle cellule, ma non c'è questo tipo di ragionamento,
che emettono queste sostanze che stimolano la proliferazione cellulare nei profili del tumore. Il tumore è stato definito come una ferita che non può guarire, perché più cerca di farla guarire, più lei cresce. E allora dobbiamo tenere bassi i livelli di infiammazione nel sangue. Tutti noi abbiamo un esame del sangue che si fa che la proteina C reattiva. Se abbiamo, tutti noi abbiamo una proteina C reattiva normale, io forse ce l'ho un po' più alta perché ho un problema di gola, ma se sta verso l'alto dei valori normali c'è una linea di cancro, se sta verso il basso c'è una linea di meno. E se abbiamo un cancro, se sta verso l'alto verso dei valori normali, abbiamo più recidive. E per tenere bassa l'infiammazione ci sono due cose da fare: ridurre gli zuccheri, perché più alta la glicemia, più si stimola l'infiammazione, e togliere fondamentalmente tutti i prodotti animali eccetto il pesce, soprattutto togliere le carni rosse e bianche. L'altro grande fattore di cui dobbiamo tenere conto è di cercare di tenere bassi i fattori di crescita. Sapete che quando non ci sono proteine da mangiare, i bambini non crescono, perché non vengono prodotti, ed è giusto che non crescono, perché devono risparmiare energia per sopravvivere. Quando i fattori di crescita, quando sono troppe proteine da mangiare, noi mangiamo il doppio delle proteine di cui abbiamo bisogno, i fattori di crescita sono più alti nel sangue. Quindi conviene ridurre le proteine. E proprio oggi mi telefono un paziente che aveva raccomandato di ridurre le sue proteine e che è andato dal consulente oncologo allo IEO, e questo consulente oncologo mi ha detto: no, lei deve mangiare carne tutti i giorni. E lo dice sulla base di niente, ma è una percezione estremamente diffusa ancora nei nostri medici, nonché importante pensarci di proteine. Era un'opinione diffusa dei medici all'inizio del secolo scorso, ma loro avevano anche ragione, perché la gente era denutrita. Le proteine sono assolutamente indispensabili per la vita, se mangiavano troppo poche, oggi non le mangiamo troppo. C'è un capitolo particolare che è dedicato al cancro della mammella, che è l'argomento di cui io mi sono più occupato in questi anni di lavoro, e l'ho chiamato la resistibile ascesa del cancro della mammella. Sapete, in Europa oggi il cancro della mammella mette in uomo di donna sia il tumore più frequente. In Italia non è ancora, ma sta per essere, perché in Italia il tumore più frequente è ancora il tumore dell'intestino. Ed è aumentato tantissimo. È aumentato tantissimo nel corso dell'ultimo secolo e sta ancora aumentando per una ragione perversa. E allora questo capitolo riassume cosa bisogna fare per ridurre il rischio di cancro della mammella. E una cosa da fare è evitare le radiazioni inutili delle bambine, e soltanto la mammella delle bambine e degli adolescenti è molto sensibile ai danni delle radiazioni, non è la mammografia che fa aumentare i tumori. Sono dosi piccolissime, e quando una donna è adulta le radiazioni non sono più pericolose. Lo si è visto benissimo in Cina, lo si è visto in tantissimi studi. Il pericolo maggiore oggi sono le radiografie che si fanno alle bambine per il controllo della scoliosi. Gli ortopedici dovrebbero sapere che la scoliosi può essere controllata con un filo biondo, non c'è bisogno di fare radiografie della colonna, perché le radiografie della colonna danno delle dosi molto alte al seno. Rispettare i ritmi circadiani, una delle grandi rivoluzioni che c'è stata nell'ultimo secolo, perché una volta all'inizio del secolo scorso, quando era buio si andava a letto, magari si rimaneva attorno al camino per un breve periodo di tempo. Con la diffusione dell'energia elettrica, benvenuta peraltro, sono cambiati completamente i ritmi. Viviamo anche di notte, viviamo la luce artificiale. Le hostess e le infermiere che fanno le donne di notte si ammalano di più di cancro della mammella. Quindi non esageriamo con la vita alla luce artificiale. Non fumare, Recentissimamente il nostro studio, adesso abbiamo più di 10.000 donne nel nostro studio che si sono ammalate di cancro della mammella, allora possiamo fare delle analisi molto chiare. E non veniva fuori il rapporto del tabacco con il cancro della mammella, ma perché il tabacco ha due effetti. Causa il cancro della mammella, ma danneggia le ovaie, per cui mandi in menopausa prima, per cui in qualche modo ti protegge dal cancro della mammella, perché ti toglie gli ormoni sessuali, che sono quelli che sostengono il tumore della mammella. Ma separando molto bene chi ha fumato prima, in particolare ha un rischio alto chi fuma prima della prima gravidanza.
cambierà eventualmente, ma tutti gli studi sono coerenti a dimostrare che anche una piccola dose di alcol quotidiana aumenta un pochettino, molto poco, di circa il 5%, invece che 100 casi ce ne sono 105, se non mi ricordo. E però l'alcol è associato anche a casi. L'alcol, sapete, l'alcol ha un effetto particolare che immediatamente, pochi minuti dopo che una donna ha bevuto un bicchiere di vino, aumentano i livelli di testosterone, aumenta il testosterone nel sangue, quindi viene trasformato in estradiolo. E la ragione per cui noi uomini cerchiamo sempre di far bere un bicchiere di vino, ragazzi, perché se aumenta il testosterone le ragazze sono sempre più disponibili. Per cui bevete l'alcol, ma solo in occasioni speciali, quando volete essere disponibili. Parliamo di tanto, facciamo anche un po' di cabaret per alleggerire, fare esercizio fisico. È molto chiaro che le donne che praticano l'esercizio fisico riducono il loro rischio significativamente di cancro della mammella e mantenersi snelle. Solo dopo la menopausa le donne più grasse si ammalano di più. Prima della menopausa no, ma anche prima della menopausa le donne magre che hanno però la pancetta si ammalano di più. Bisogna tenere giù la pancia, allattare i figli, è una cosa ben nota. Tra l'altro allattare i figli, è venuto fuori un articolo proprio in questi ultimissimi giorni, molto interessante, che non solo ti riduce un pochettino, non è tantissimo, però ti riduce significativamente, ma chi ha allattato, più lungo hai allattato, se ti viene un cancro della mammella, ti viene un cancro buono, non un cancro cattivo, come di quelli che guariscono, non di quelli che non guariscono. Evitare la terapia ormonale sostitutiva. E qui c'è un capitolo che non è che vi consiglio tanto di leggere perché è un po' una pizza, ma soprattutto perché rileggendo il mio libro mi sono accorto che io ho lasciato fuori il mio ego. No? Siccome io ho lottato tantissimo contro le terapie ormonali in menopausa, contro i ginecologi che prescrivono questi farmaci, contro questi apprendisti stregoni, che invece che descrivere l'unico farmaco di terapia ormonale sostitutiva che non fa aumentare il rischio di cancro della mammella e del progesterone naturale, prescrivono questi progesterone sintetici indotti dalle case farmaceutiche che fanno arrivare le informazioni sul loro tavolo, perché il progesterone che si associa a un certo tipo di estrogeno, il progesterone naturale non aumenta il rischio di cancro della mammella, è chiarissimo nei nostri studi, ma il progesterone naturale non si può brevettare, non interessa a nessuna ditta produrre, si prova e c'è il commercio. Scegliere la dieta mediterranea. Il rapporto tra alimentazione e cancro della mammella, gli studi sono stati confusissimi per decenni, ma quando abbiamo cominciato a classificare le persone, non se mangi tanta carne, se mangi tanti grassi, se mangi tutta questa, ma per il loro stile alimentare complessivo, avete visto prima che rispetta il codice europeo, ma rispettare il codice europeo vuol dire anche rispettare la dieta mediterranea tradizionale, nelle nostre analisi le donne che fanno una dieta mediterranea tradizionale, che si avvicina alla dieta mediterranea tradizionale, si chiamano meno. E c'è un ultimo punto, che è molto di moda, e adesso con tutte quelle cose che Grillo ha dichiarato contro Veronesi, che scegliere consapevolmente se sottoporsi a screening mammografico oppure no. Perché lo screening mammografico ha un rischio, non è il rischio delle radiazioni, non abbiate paura delle radiazioni. Su internet adesso sono venute fuori le radiazioni per la mammografia, non c'è nessun pericolo di radiazioni, sono dosi molto basse e si fanno delle donne in età matura quando la mammella non è più sensibile ai raggi. Il pericolo è la sovradiagnosi. Oggi si è chiarito molto bene che si diagnosticano dei tumori che sarebbe meglio diagnosticare perché non diagnosticare perché non si sarebbero mai manifestati. Questa immagine mi dà un po' l'idea, lo studio fatto, c'ho tanti studi e sono difficili anche da interpretare. Due gruppi di contee, in queste contee segnate dal quadratino, questa è l'incidenza del cancro della mammella, era piuttosto stabile, cresceva un pochettino, come noto. Non appena si è voglio vedere questo che ho fatto qua. Si parte con lo screening e immediatamente aumenta tantissimo l'incidenza, perché trovi i tumori oggi che si sarebbero manifestati domani, è una cosa del tutto normale, ma poi l'incidenza dovrebbe tornare bassa come prima, come l'albero non si fa screening, e invece
Chinese rimane più larga, il mandarino scritto. Oggi si sa che, grosso modo, per ogni vita salvata con la mammografia ci sono 5 donne che hanno un tumore della mammella che non si sarebbe mai manifestato se non avessero fatto la mammografia. Allora, la mammografia è importantissima, lo strumento diagnostico è importantissimo. Io credo che sia importante anche fare lo screening, ma non necessariamente a tutte le persone. Ipotizzo che se una donna non sia un piccolo e è molto facile da visitare senza alterazioni percepibili, non è il caso di andare a fare la mammografia, forse potrebbe non essere il caso. Accenno questa cosa perché è un tema estremamente dibattuto oggi. C'è un capitoletto sul campo della mammella ereditaria e oggi si fa, voi sapete, si fanno gli screening genetici delle persone che hanno una forte familiarità. E queste donne che ereditano questi geni si chiamano BRCA1 e BRCA2. Uno sta sul cromosoma 17, l'altro sta sul cromosoma 13, pensate un po', no? E poi si dice che non portano sfortuna queste chi eredita la mutazione di questi geni, se questo gene non funziona, il rischio di ammalarsi di cancro a 6 anni, il cancro dell'ovaio è molto alto. Metà di queste donne si ammala, metà però, non il 70-80% come viene scritto sul giornale, metà, ma metà è tantissimo. Noi abbiamo fatto uno studio per vedere se metà si ammalano, metà non si ammalano. E qual è la differenza tra chi ha questa mutazione e che si ammala e che non si ammala? Avevamo una serie di ipotesi e abbiamo confermato solidamente che il latte aumenta la penetranza. Il latte non è associato ai tumori della mammella in generale, gli studi in generale non trovano un'associazione, ma noi lo troviamo fortemente associato ad un aumento di rischio di chi ha questa mutazione. E siccome il latte è un alimento che fa crescere, un alimento che fa aumentare il fattore di crescita nel sangue, allora abbiamo iniziato subito un altro studio per confrontare le donne. Abbiamo reclutato un gran numero di donne con mutazione, alcune avevano sviluppato il cancro, altre no, siamo andati a misurare i fattori di crescita nel sangue di queste persone. Abbiamo visto che effettivamente chi aveva sviluppato il cancro della mammella aveva dei fattori di crescita più alti, in particolare l'IGF-1, che è il fattore di crescita che aumenta quando si deve andare, il latte veramente deve far aumentare. L'IGF-1 è il fattore che fa crescere i bambini, normalissimo, ci deve essere nel sangue, bene che stia basso quando siamo adulti. E allora noi raccomandiamo a questa donna di non bere latte. E questa è anche un'altra cosa che mi colpisce, della solidità dell'ambiente medico. Si fa un enorme lavoro sul cancro della mammella genetico, ma l'unica cosa che sappiamo raccomandare è la mastectomia preventiva, la mastectomia preventiva. Ma cominciamo anche a dare delle raccomandazioni sullo stile di vita. Non siamo sicuri, il nostro è l'unico studio che ha provato questa cosa, finora nessun altro l'ha esaminata, bisogna fare certamente degli altri studi, ma togliere il latte non fa male a nessuno. Anzi, va bene, troviamo anche, che è un'altra ipotesi, che le sostanze che ci sono nelle crocifere, nelle famiglie del cavolo, della rucola, le sostanze che ci sono nella soia hanno l'azione di far funzionare bene il gene SAMS, che noi riceviamo il gene della mamma e il gene del papà. E se uno non funziona, c'è l'altro che funziona. E finché quello funziona, va tutto bene. Se si rompe quello, allora si rischia di sviluppare il cancro. E le sostanze della soia e delle crocifere fanno funzionare bene questo gene. Noi abbiamo trovato una modesta protezione, la crocifere, la soia non l'abbiamo potuto esaminare perché nel nostro studio non c'erano abbastanza persone che consumavano prodotti di soia, ma ci sono delle indicazioni che vale la pena di evitare lo zucchero, i cibi d'alto indice glicemico, di limitare le proteine animali, di fare esercizio fisico e di mantenersi snelle. Queste sono le raccomandazioni che noi diamo adesso alle donne con mutazione. Abbiamo un grande studio in corso che continuiamo a reclutare le donne con mutazione per cercare di capire che cosa
favorisce lo sviluppo di questo tumore avendo la mutazione, non è una condanna alla mutazione. L'ultima sezione del mio libro si chiama Dalla parte dei bambini. E se il primo capitolo si chiama Armi di distruzione di massa, perché noi trattiamo i nostri bambini, noi stessi, i nostri animali, la terra con armi di distruzione di massa, che sono gli antibiotici. Gli antibiotici naturalmente possono salvare la vita, ma facciamo un abuso drammatico di antibiotici. Allora, non è il dottor Verena che lo dice, è la rivista Nature, no? Pubblica questo editoriale che dice l'uso esagerato di antibiotici, dice smettiamola di uccidere i batteri benefici. Ho un nipotino di 2 anni e mezzo, quando aveva 9 mesi era inverno, e si è ammalato questo nipotino. Aveva tutto il mucco nel naso, aveva gli occhi tutti cisposi, faceva fatica a respirare, aveva la febbre. E la mamma telefona al pediatra. Il pediatra gli dice, gli dia cortisone, broncodilatatore e antibiotico. La mamma è rimasta un po' perplessa e ha pensato di telefonare al suo suocero, che non lo considera tanto perché non è un pediatra. Però, e allora gli ho detto, guarda, tu compri il cortisone, compra il broncodilatatore, mandalo, tienilo in casa, perché sennò farmaci sale la vita. Prima che muoia il bambino, prendiamo il broncodilatatore. Questo pediatra dovrebbe essere radiato dagli ordini dei medici. Non si fanno queste cose. Un antibiotico nel primo anno di vita, dato così, senza nessuna ragione, può rovinare la vita di una persona per tutta la vita, gli distrugge il sistema immunitario, gli uccide i microbi dell'intestino. I microbi dell'intestino sono importantissimi per formare un sano sistema immunitario. Stimolano crescita del sistema immunitario, ma regolano anche la forza del sistema immunitario. Gli dicono non essere troppo violento, perché sennò ci mandi via, se il sistema immunitario li scaccerebbe, è nel loro interesse che gli comandano questo. Ma se il sistema immunitario è troppo violento, e allora vengono le malattie allergiche, viene l'asma, vengono le dermatiti atopiche, vengono le malattie autoimmuni, poi quando siamo più grandi, ma anche da bambini, anche il diabete. La celiachia, la malattia autoimmune. Noi dobbiamo rispettare i microbi del nostro intestino. Dobbiamo rispettare anche le Helicobacter pylori. Quando si è scoperto che l'Helicobacter pylori era una causa importante, una causa importante del cancro dello stomaco. E allora è partita questa strategia dell'eradicazione delle Helicobacter pylori. Ma le Helicobacter pylori non c'è sempre stato nel nostro stomaco. E un strano microbo, si pensava che, nel mondo medico si pensava che non potessero esistere dei microbi nello stomaco, perché c'è un pH 2, è talmente acido che uccide tutti i microbi possibili nello stomaco. Ma ce n'è uno che resiste anche a questi pH, e però fa fatica a resistere. E la sua funzione è quella di tenere basso il pH. Cioè, questo microbo nel nostro stomaco comanda lo stomaco di ridurre un pochettino questa acidità esagerata. Con l'eradicazione del Helicobacter pylori, probabilmente si è ridotto un po' il cancro dello stomaco, ma non lo sappiamo bene, perché il cancro dello stomaco si riduceva anche da prima. Da quando ci sono le statistiche sul cancro, il cancro dello stomaco nei nostri paesi diminuisce. Da noi è ancora molto frequente nel centro Italia, nelle zone dei Saloni, in Umbria, in Emilia Romagna, in Toscana. E quello che è successo è stato un aumento drammatico del cancro dell'esofago, dell'adenocarcinoma dell'esofago. Perché con l'aumentare dell'acidità gastrica è aumentato il reflusso gastroesofagico. Per cui se avete le Helicobacter, pensate di cambiare la vostra alimentazione per togliere i sintomi,
di avvelenare questo povero microbo che fa il suo mestiere. I bifidobatteri sono dei microbi estremamente importanti, sono legati nel morbo di Crohn, non ci mancano i bifidobatteri, nell'artrite reumatoide mancano i bifidobatteri, nella psoriasi, anche nella celiachia mancano i bifidobatteri. Sapete i bifidobatteri? Quando un bambino è nella pancia della mamma, il suo intestino si deve. Però già quando nasce, la prima cosa che fa è dare una pelle delicata sulla parete della vagina della mamma e lì si prende il lattobacilli, perché nella settimana prima del parto è aumentato il glicogeno nelle cellule vaginali e il glicogeno è un terreno buono per la crescita del lattobacilli. Poi dà una bella leccata all'ano della mamma e quindi si prende i microbi dell'intestino della mamma. Io raccomando alle ragazze incinte di mangiare molto bene per avere dei buoni microbi nell'intestino. E poi si attacca al seno e nella settimana prima del parto nei tubuli delle ghiandole mammarie compaiono i bifidobatteri. È una cosa meravigliosa, nessuno sa da dove vengono. Pare che siano i gruppi bianchi che li vanno a prendere nell'intestino e li portano nella mammella. E quindi il bambino, già nel primo giorno di vita, parte fortissimo con i microbi della vagina della mamma, dell'intestino della mamma, delle tette della mamma. No, veramente, poi si prende anche tanti baci e quindi prende i microbi della bocca della mamma. Sapete, quando due innamorati si baciano profondamente, si scambiano centinaia di milioni di microbi, è una bellissima biodiversità, una promiscuità fantastica. Ci sono molti studi che mostrano che è più facile che si ammali di asma il primo bambino, è più facile che si ammali di leucemia il primo bambino. La leucemia è un tumore del sistema immunitario, che non il secondo, il terzo, il quarto. Perché? Perché quando si prepara ad avere il primo bambino la mamma pulisce tutto. Non c'è più un microbo in casa, tutto disinfettato, questo bambino che attorno non trova microbi. Lasciamo giocare nella terra i bambini. Quando nasce il secondo bambino, la mamma è già più stanca e ci pensa il fratellino grande a mettere il microbo in bocca. Ho fatto un capitoletto sulle proteine, sull'eccesso di proteine che diamo ai nostri bambini. Più proteine mangiano i nostri bambini, più grasso. È una delle principali, con le bevande zuccherate, una delle principali cause di obesità dei bambini. Ma anche degli adulti, l'eccesso di proteine nella dieta del casale. E allora perché non sono nobili queste proteine? E allora ho citato Totò e ho pensato che valeva la pena di citare Totò, no? Ricordate questo bellissimo film, Miseria e Novità. A casa nostra, nel caffè latte, non ci mettiamo niente, né il caffè né il latte. E poi c'è un capitolo sullo zucchero. Bisogna lavorare con i nostri bambini. Bisogna lavorare in cucina con i nostri bambini. I dolci dobbiamo farli in casa senza zucchero con i nostri bambini. Noi facciamo dei corsi di cucina per bambini ed è una cosa fantastica vedere come questi bambini mangiano le verdure, mangiano i legumi, mangiano i dolci senza zucchero e si appassionano della cucina. Riportiamoli in cucina, non davanti alla PlayStation. L'ultimissimo capitolo sono le cause delle cause. E questo è un capitolo politico. La televisione, l'organizzazione, l'agricoltura industriale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Voi sapete cos'è l'Organizzazione Mondiale del Commercio? È la principale causa della fame del mondo. L'Organizzazione Mondiale del Commercio è una cosa privata. Non è una roba delle Nazioni Unite, delle cose così, no, è una roba privata. E tutti i paesi sono liberi di iscriversi all'Organizzazione Mondiale del Commercio oppure non iscriversi, ma se non ti iscrivi non riesci a esportare i tuoi prodotti. L'Organizzazione del Commercio è quella che permette il land grabbing, permette questo furto di terra che c'è nei paesi del terzo mondo, permette le grandi devastanti monoculture, che sono quelle che fanno la gente del terzo mondo. La grande distribuzione, anche quella biologica. Andiamo nei negozi biologici e troviamo lo zucchero biologico, la zucchero è una sostanza chimica pura, non ne frega niente, che sia biologica. Ho riflettuto, io ritorno un attimo al Nepal, mi avevo comprato questo tanka
Penso tanto che l'ho reso come momento di meditazione al mattino. Era presente, vedete, c'è un gallo che morde la coda del serpente, che morde la coda del maiale, che morde la coda del gallo. E sono i tre grandi veleni. Il maiale rappresenta l'ignoranza e l'ignoranza ci infligge. Il gallo rappresenta l'avidità. L'avidità è una delle cause delle cause. Avete sentito il bellissimo discorso che ha fatto Papa Francesco nell'inaugurazione dell'Expo. Dice, piantiamola di occuparci dell'emergenza che la fame nel mondo. Occupiamoci delle cause e la causa è l'iniquità. La causa è il libero mercato. L'ignoranza spesso più siamo ignoranti di un argomento, più siamo arroganti su quell'argomento. È il caso di quell'oncologo che raccomandava ai miei pazienti di mangiare carne tutti i giorni. Vi ringrazio per l'attenzione. Insieme determinano il malessere nella società, ma anche il malessere in ciascuno di noi.